Nel suo libro lei suggerisce di mettere in pratica la disobbedienza digitale. Che cosa significa? Beh, più che disobbedienza è una forma di consapevolezza digitale. Bisogna conoscere lo spazio digitale, conoscere l'ecosistema all'interno del quale le persone si muovono e trascorrono buona parte della loro esistenza digitale, appunto attraverso gli smartphone. È chiaro che è un compito che spetta alle persone. Più in assoluto potremmo dire che occorre essere consapevoli e avere una vera cultura digitale, cioè conoscere come funzionano gli algoritmi, conoscere quali sono le dinamiche dei social network, e questo per esempio può valere anche per le pubbliche amministrazioni, perché con una conoscenza profonda di quelle che sono le dinamiche algoritmiche, per esempio, possono promuovere i servizi che offrono al cittadino, possono raccontare la propria attività senza finire in una specie di imbuto algoritmico, che è quello, diciamo, nel quale poi dopo tutti i contenuti finiscono e diventano indistinti. Una conoscenza approfondita della cultura digitale consente alle amministrazioni più virtuose di emergere e di farsi conoscere da parte dei cittadini in maniera più lineare, più puntuale e più efficace.